Allora, sono entusiasta di questa iniziativa, sono entusiasta del contenuto che è stato messo sul tavolo di lavoro, sono entusiasta di questa locandina. Io mi è rubato, diciamo, la parte di introduzione a quello che volevo dire, perché io l'ho guardata e ho percepito immediatamente la sensibilità, la volontà di costruzione. E l'ho detto prima anche in un'intervista, essere contro la discriminazione, la CGIL è per i diritti, quindi non si è contro qualcuno, ma si è contro una cultura di degenerazione, quindi degenerativa, quindi una non cultura, cioè la discriminazione, e si è per i diritti. E io penso che se lo dice la CGIL, che è un sindacato che difende i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e che estende questo, diciamo, nell'ambito dei nuovi diritti a quelli che non sono categorie soltanto di lavoro che la CGIL rappresenta, vuol dire un qualche cosa in più, e vuol dire qualche cosa in più soprattutto se questo avviene a Catanzaro in Calabria e non a Milano in Lombardia. E soprattutto avviene se all'interno di questo panorama, diciamo, di confronto ci sono tutti, cioè la CGIL riesce ad essere un luogo di sintesi tra istituzioni, associazionismo, forze sindacali, mondo del lavoro, uomini e donne, lavoratori, lavoratrici, studenti e studentesse. Io penso, guardate, che questa sia un'alchimia, diciamo, straordinaria, che è già di per sé una buona prassi nazionale, insomma, una cosa di cui andare fieri. E io, diciamo, da che ho avuto questo invito, io immediatamente l'ho condiviso, perché è una cosa bellissima, perché la più grande solitudine, qualche volta noi che lavoriamo in Campania, che certe volte ci rendiamo di essere noi l'ultima frontiera, no? Il confine dell'impero che si fermava a Roma, che è arrivato a Napoli e che invece, diciamo, finalmente trova una visibilità, una dignità di pubblicazione, no? In una regione così importante come la Calabria. Io sono molto felice del fatto che si sia partito dall'articolo 3 della Costituzione. Noi nel 2010, quando abbiamo costruito insieme alla CGIL Campania, insieme a Michele, alla CGIL Napoli, il Gay Pride Nazionale di Napoli, abbiamo sottoposto l'articolo 3 della Costituzione soltanto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ma quelli sono i nostri riferimenti. E i nostri riferimenti culturali, guardate, sono la sinistra. Sapendo che quello è un punto di partenza, sapendo che non c'è soltanto quella parte di articolo 3 che è stato citato, ma c'è quell'altra parte che per me è un valore ancora più importante, perché dice che la Repubblica, alla Repubblica spetta l'onere della rimozione degli ostacoli alle diseguaglianze. La Repubblica siamo noi. La Repubblica è la democrazia, la Repubblica siamo noi. Ma esattamente quella Repubblica che è fondata sull'articolo 1 della Costituzione, che dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. E questo tema, perdonate, da uomo di sinistra, da dirigente della CGIL, da militante omosessuale, ha ancora più valore se viene detta nel Mezzogiorno, in Calabria, in Campania, in Basilicata, in Puglia, in Sicilia, piuttosto che in altri paesi. E questo lo dico con la pesantezza e la responsabilità di un incontro che noi abbiamo fatto ieri a Roma, a Palazzo Chigi, al Dipartimento del Lunar, perché ieri è nato il primo tavolo di lavoro contro le discriminazioni razziali per l'orientamento sessuale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E in uno dei gruppi di lavoro, io quando ho presentato nella plenaria l'associazione Eken, ma ho presentato anche la nostra battaglia, io ho dovuto dire che il nostro urlo sordo, soffocato, sofferente, ma di resistenza del Mezzogiorno, era il lavoro. Perché guardate, il tema è che se non c'è il lavoro non ci sono i diritti, non esistono i diritti degli uomini e delle donne se ci tolgono il lavoro. E questa è una battaglia di tutti e di tutte. E parte del mondo LGBT deve cominciare a pensare che non esiste una battaglia del matrimonio se non esiste lavoro.
Non esiste una battaglia per la famiglia se non esiste una battaglia per il lavoro. Non esistono delle battaglie di diritti civili e umani se non esiste una visione di società completamente diversa da quella che ci hanno proposto, una visione che è focalizzata sugli interessi finanziari, sugli interessi delle banche, su un'Europa di capitale, non un'Europa di persone. Allora io vi invito proprio a fare un laboratorio. Prendete questa mappa e portatela a casa. E quando andate in famiglia, discutetene di questa mappa. Perché questa è la mappa che ha fatto l'Associazione Internazionale LGBT, dove c'è rappresentato il mondo e la condizione umana delle persone omosessuali e transessuali nel mondo. Ebbene, noterete una anomalia. L'Italia è verde. E insieme all'Italia ci sono i Balcani, la Russia, la Mongolia, la Cina e parte del sud-est asiatico. In questa grande sconfinata Europa, l'Italia. Noi ieri siamo stati chiamati a Palazzo Chigi perché l'UNAR deve dare attuazione a una direttiva del Consiglio d'Europa, perché l'Italia è, insieme ai seguenti stati, uno dei paesi europei nei quali le persone omosessuali e transessuali sono a rischio di diritti umani. Noi ieri eravamo in compagnia della Lituania, dell'Estonia, del Montenegro, della Serbia, dell'Albania e della Polonia. Guardate, non c'era la Spagna, non c'era la Germania, non c'era la Francia, non c'erano i Paesi Bassi, non c'era l'Europa dell'Europa Unita. L'Italia era da un'altra parte. E quando noi abbiamo parlato con i dirigenti dell'UNAR, prima mi ha chiamato Marco De Giorgi, il direttore generale dell'UNAR, per cui ho dovuto rispondere. La Polonia e l'Albania si stanno attrezzando per superare questa situazione di fatto, mentre in Italia ancora no. Lasciamo stare questo aspetto. Però il Parlamento, in pratica, il governo con l'UNAR, in realtà fatiamo un poco anche i muti. In questi anni di lavoro ha messo in piedi una serie di pratiche e di buone prassi che danno delle linee guida alle scuole, agli enti locali. Prima si è fatto cenno, diciamo, in maniera non proprio corretta con, diciamo, l'esperimento dei back office che fa UNAR. In realtà quello è un secondo step di un percorso, diciamo, europeo messo in piedi da UNAR insieme anche a Rete Lenford per il monitoraggio della condizione delle persone omosessuali nelle regioni di convergenza, che sono Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. E nell'ambito di questi sono state fatte delle azioni. Io devo dire la verità, sono orgoglioso di dirlo, di metterlo a disposizione, Michele lo sa. Noi abbiamo portato come buone esperienze nazionali, all'interno di quella ricerca condotta da Luna, delle esperienze fatte in Campania con la CGL. Perché abbiamo legato la questione dei diritti delle persone LGBT alla questione della cultura e del lavoro. E quando è nato lo sportello a Napoli con la CGL Napoli, poi con la CGL Avellino, nasceva su un'idea completamente diversa, che era quella di fornire un servizio attraverso la CGL alle persone, che utilizzasse il mutuo soccorso e il volontariato, temi quasi, diciamo, assenti nelle dinamiche delle politiche delle associazioni LGBT, intese in questo senso, su un tema che nel 2007, guardate, non discuteva nessuno, cioè vale a dire le discriminazioni anche in ambito lavorativo. Io penso che non sono per la cultura della diversità, io la penso in maniera particolare, penso che esista una grande diversità, che sia una diversità di genere. Esistono le femmine, esistono i maschi, e nel movimento delle donne, in questa diversità proprio strutturale, è nata una straordinaria esperienza politica e culturale che ha trasformato questo paese, che non badava più al Vaticano, perché sulla riforma dell'aborto, sul referendum del divorzio, quel movimento parlava al paese reale,
E per cui io penso che quando uno si può scrollare di dosso certi pesi, se li scrolla, è che attraverso quel movimento le donne hanno insegnato al paese una cosa che gli uomini ancora non hanno e che il movimento gay probabilmente ancora deve assumere, che è la cura di sé. Guardate, noi questo l'abbiamo affrontato il 1° dicembre al Comune di Napoli nella giornata mondiale di lotta all'AIDS e io portavo il tema del papilloma, di come le donne e il paese abbia fatto una campagna di cura e prevenzione per, con il pap test per il papilloma femminile, mentre per il papilloma maschile, che è una cosa drammatica, non se ne parla. Ed è un fatto puramente culturale che appartiene a un'elaborazione delle donne che è diversa da quella degli uomini. Poi esistono le sfumature delle differenze. Guardate, noi questo l'abbiamo introdotto nel 2009, la 5ª conferenza nazionale del volontariato che si tenne a Napoli, con una sessione straordinaria al Teatro Trianon con il volontariato giovanile, dove io feci una battaglia per cancellare la parola diversità e mettere cultura delle differenze. E noi impegnammo le associazioni di volontariato con una carta pubblica consegnata al ministro Treu, che nessuna scuola poteva mai obbligare le associazioni per i diritti delle persone LGBT a stare fuori dalle porte delle scuole, perché noi siamo una valvola di salvezza per coloro i quali non vedono un'alternativa alla fine di sé. Punto. Questo è un dato, diciamo, al quale non si può discutere al giorno prima, si deve partire da quel punto in poi. Questo per dire che in realtà, compagni e compagne, amici e amiche, bisogna essere anche un po' ottimisti. E io lo voglio dire perché la nostra è una vita di sofferenza, perché purtroppo noi dobbiamo, nei contesti pubblici, più che dire quello che vogliamo, giustificare perché esistiamo. E questo è un dato. Io un giorno scrissi ad Anna Paola Concia dopo l'ennesima trasmissione nella quale stava lei, io dissi: ma Gesù, questa stamattina stava con Giovanardi, e Giovanardi con le tue croci, il pomeriggio stava con la Mussolini e poi vi rotolate dentro al letto. Io dissi: ma c'è, cioè, uno sgarrupamento continuo. E dissi: ma io ti compiango, perché mai nessuno che ti venisse a chiedere che ne pensi dello spread. Guardate che è la cosa più idiota del mondo per me, però voglio dire, ma questa cristiana avrà da dire qualche cosa di diverso alla propria vita privata e personale? Ci sarà qualche cosa che noi siamo in grado di esprimere che non sia soltanto il nostro desiderio, diritto di essere felici, di essere sereni, di non essere valutati per quello che siamo, ma per quello che facciamo? E penso io invece che la CGL questo spazio lo abbia creato, lo stia creando, e lo stia anche strutturando. Io sono stato invitato da Vera La Monica qualche settimana fa a Roma alla prima riunione di coordinamento nazionale degli uffici nuovi diritti e dei servizi nuovi diritti, e lì è cominciata a mettere, è stata messa dalla segretaria nazionale CGL sul tavolo un'idea e intenzione della CGL, una volta, diciamo, per tutte, di avere un'elaborazione sindacale sul tema LGBT, autonoma anche dalle associazioni, dichiarando la CGL un luogo aperto per tutti i soggetti associativi, ovviamente quelli che condividono un certo modo anche di interpretare la battaglia della società, ma che dicesse delle parole che erano legate alla funzione anche strettamente del sindacato, cioè che parlasse di contrattazione, di strumenti attraverso cui anche il sindacato pone la contrattazione di secondo livello, visto che quella nazionale sta come sta e tutti quanti lo sappiamo, introdurre degli elementi di garanzia all'interno della contrattazione che possono diventare degli strumenti di dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, che possono trovare nel sindacato e nella società un riferimento concreto e reale. Faccio l'esempio: laddove ci sono dei contratti nell'ambito del pubblico impiego, dove ci sono le estensioni dei diritti alle coppie more oxorio, basta far scrivere nel contratto coniuge anche omosessuale. Significa dare dignità alle persone omosessuali che vivono nel mondo del lavoro, di non essere cancellati, perché mentre per noi è un dovere politico fare il coming out, e guardate, vi supplico, cancellate questa dichiarazione, cancellate questa dichiarazione, coming out,
Per noi è un dovere, noi gay, lesbiche, le transessuali già lo fanno perché lo portano in evidente, ma per noi è un dovere farlo, perché noi esistiamo e siamo invisibili e questo è il nostro problema, mentre per noi è un dovere, per quelli che non sono gay, lesbiche e trans, è un dovere cominciare a comprendere che cosa significa il loro dovere di superamento delle difficoltà di questa condizione. Perché io lo posso far comprendere perché sono, e perché sono mi hanno perseguitato, no? Mi hanno portato nei campi di concentramento, mi hanno portato al confino, ma probabilmente l'hanno fatto perché nessuno si è interrogato di capire chi e come. E noi questi messi oggi li dobbiamo costruire, perché abbiamo quella consapevolezza in più che ci deve permettere questo. Guardate, io diciamo, ho le mie diciamo, solite critiche, ma apprezzo moltissimo, ne parlavo ieri con Rita De Santis, che è il presidente nazionale della GEDA, no? E io dico, io la sfotto perché anche dico Rita, cioè vedi, la mia vita è fatta perché la vita pubblica mi toglie parola, poi alla fine capita che parli sempre tu che sei la mamma di gay, quindi poi parla sempre eterosessuale, io non parlo. Però riconosco a Rita e alla GEDA una grandissima battaglia, perché noi siamo il risultato delle aspettative della società, e la prima società è quella che ci ha creato, i nostri genitori. Ci portiamo appresso le stelle di Natale, la stella cometa, Bambinella, San Giuseppe, ce le portiamo appresso e ci dobbiamo liberare di questo. Ma è facile perché è una lotta di sopravvivenza, c'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa, è una lotta di sopravvivenza. Una volta che noi abbiamo affidato agli altri, anche alle organizzazioni sindacali, la nostra esistenza, guardate che complicatissimo, non per noi ma per gli altri, perché loro devono giustificare qualche cosa che pensano culturalmente giusta, ma non la capiscono perché non la vivono. Allora qui è l'altro pezzo, basta con la rappresentanza affidata, basta con la rappresentanza agli altri che devono esprimere per noi quello che noi dobbiamo cominciare a dire. E allora qua ci vuole il patto sociale tra organizzazioni, modo di interpretare la vita politica e pubblica e il compromesso con il fatto che la politica della polis, ma la politica anche sindacale, è un fatto che ci riguarda. Perché noi dobbiamo scegliere se essere carne o non essere carne, non lo voglio dire, o non essere carne. scusami. Dobbiamo, perché... E perché all'interno di questa scelta, guardate, c'è da fare una rivoluzione, e questa rivoluzione parte da dentro, perché quando noi abbiamo a che fare con delle parole che sono straordinariamente importanti, no? Si diceva machismo e femminicidio. Esiste un bellissimo libro che si chiama Sessismo Democratico, che ha pubblicato una ricercatrice napoletana. Una di queste ricercatrici è una sociologa dell'Università Sorso Benincasa, mi chiamò un giorno per avere diciamo, un'idea, e io dissi, fai una cosa, vuoi fare un'analisi, un'indagine sulla misoginia nell'ambito della comunità gay napoletana? Allora guardate, machismo e femminicidio si chiamano misoginia, perché mettiamo di palombizza? Perché dobbiamo aggiungere altra carne a cuocere, si chiama misoginia, cioè qualsiasi cosa rappresenta il femminile, sia effeminatezza, sia femminilità, è una diminuzione di capacità di intendere e di volere di quel soggetto. Punto, si chiama misoginia, per cui noi come le donne, qualche volta, prima di dimostrare che siamo più bravi, non bravi, più bravi, dobbiamo dimostrare di essere. E nel frattempo che noi pensiamo di dimostrare di essere, hanno perso tempo, e gli altri vanno avanti nel frattempo, poi ci lasciano indietro. E questo è un altro problema che dobbiamo partire, perché se noi continuiamo a parlare della... gli altri vanno avanti. E questa misoginia, perdonatemi se io lo dico, c'è dentro completamente immersa, fin sopra la testa, parte della comunità gay. Gay e anche lesbica. Ci va anche retro, voglio dire. Io non guardo in casa mia prima di guardare in casa degli altri. Perdonami, io penso e parlo, diciamo, con dovizie di particolari di quello che vedo in casa mia. Poi posso discutere anche di quello che avviene fuori casa mia. È nostro dovere fare questo.
Perché, per esempio, nel nostro osservatorio dello sportello LGT arrivano moltissime segnalazioni di ragazzi omosessuali che si vedono insultati fino alla persecuzione sulle chat gay, dove compaiono sempre più spesso profili anti-effeminatezza. E sono ragazzi questi, guardate, che vivono un dramma, perché vivono la loro inadeguatezza sociale nel mondo eteronormato, perché si sentono rifiutati da una società eteronormata, maschilista, sessista, cioè fondata sul pene, e sentono rifiutati dalla propria stessa comunità gay, perché non rappresentano che cosa? La paura della stessa comunità di essere visibile. E allora qua c'è un cortocircuito, guardate, che non funziona, che è sempre legato a che cosa? Al sentimento di vergogna e al fatto che questo sentimento di vergogna non produce un'idea di essere soggetto di diritto e quindi non lottare per l'ottenimento dei propri diritti e per la conservazione non solo dei propri stessi diritti, ma dei diritti universali. Noi l'abbiamo detto in maniera molto chiara, no? Nel 2010, quando cominciava la faccenda, l'aggressione a Pomigliano, ai metalmeccanici, alla CGIL, alla rappresentanza del nostro mondo, no? Nell'ambito anche delle fabbriche, che quella battaglia sull'articolo 18 era sintomatica di un regressivo passo indietro complessivo della società, nella quale noi siamo dentro, e non solo siamo dentro perché siamo italiani, noi ci siamo dentro perché siamo meridionali. E quando l'Italia non capiva che votando Berlusconi si votava la Lega e un sistema antimeridionalista che andava a scardinare un lavoro pluridecennale di tentativo di rimettere il Mezzogiorno al centro dell'agenda politica, e Michele Ravano ne può spiegare, ne può dire molto più di me, va bene, non si capiva che questo meccanismo oggi ha prodotto il disastro del quale noi parliamo. Io non so se a voi è balzato questo dato, perché io sono sobbalzato dalla sedia, quando il dato della emigrazione dall'Italia è stato un dato superiore al dato della immigrazione in Italia, e nessuno si sofferma sulla quantità di emigrazione dal sud rispetto a quello del nord. Guardate che stiamo parlando dello sfascio complessivo del nostro sistema. E allora io ieri, sempre a Palazzo Chigi, ho detto nel piano di lavoro nel gruppo di lavoro sul lavoro, ho detto: io mi aspetto che ci sia il Mezzogiorno come punto di partenza, perché se non c'è il Mezzogiorno e il Sud stiamo freschi e tosti. Perché ho detto al mio uditorio: scusate, chi tra voi è residente al sud? Guardate, erano tutti quanti meridionali i presidenti, i rappresentanti dell'associazione. E io ho chiesto: chi di voi è residente al sud? Ero io e i due compagni di Catania. Stop. E dissi: questo vuol dire che bisogna partire dal sud, perché la questione del reddito è un fatto dal quale non si può uscire, perché senza reddito non c'è l'autonomia familiare. Se non c'è l'autonomia familiare, anche il volontariato, l'impegno nelle associazioni per i diritti LGBT è un lusso al quale non si può accedere. E se non si può accedere a questo tipo di pratica, guardate, non c'è nessuno zoccolo duro che tiene insieme insegnanti e studenti. Non c'è. Perché non c'è una massa sociale che fa blocco sociale. Io, sempre nella mia lunga esperienza, un giorno mi trovai di fronte al mio nemico numero uno. Io avevo nel 92 fatto l'occupazione a scuola, nel 90 scusate, a scuola, e ci avevamo scritto sopra le lavagne tutto, dice Umberto, a Napoli, contro la Iervolino Vassalli, che in quel periodo c'era. Un giorno io mi trovai di fronte a me candidato al comune di Napoli, Rosarusso Iervolino. Guardate, vi giuro, fu un'esperienza drammatica nella mia vita. Però io ebbi il coraggio di andare a lei e dissi: lei mi deve spiegare per quale motivo la dovrei votare, perché se lei mi convince si conquista il mio voto. Sì. Lei fece una cosa, io lo dico spesso quando parlo di questa cosa, lei mi prese per mano e disse: se hai 5 minuti te lo spiego. Mi potrei anche imitare il tono della voce, ma non lo so. Lei mi chiuse in una stanza e mi spiegò le ragioni sue, le ragioni di una democrazia cristiana e probabilmente anche le ragioni di una politica che aveva affidato, non so come dire, al ruolo della donna, no, il ruolo più difficile, quello di apparire il nemico numero uno.
Lei però mi disse una cosa che mi convinse e mi disse: io non sapevo che lei era stata tra le parlamentari che aveva fatto una serie di leggi proprio in difesa delle donne, leggi femministe. E mi disse: tu pensi che un sindaco, se mai eletto, possa fare un registro delle unioni civili che poi non venga messo in discussione il giorno dopo, se non c'è una massa di persone che chiede quello diritto e che poi lo difende e lo conserva? Io dissi no. Dissi: e tu quante persone porteresti in piazza a Napoli oggi? Io dissi: beh, io, mio compagno, mia mamma, neanche. E disse: lavora per questo. E io dissi: prendo questo impegno. Ebbene, io nel 2010, a ottobre, ho le carte, che lo posso dimostrare, andai da lei e dissi: sindaco, Napoli è pronta per il Gay Pride nazionale, però non abbiamo soldi, ci dai una mano? E lei disse: Napoli mette a disposizione 100.000 euro di servizi se voi siete in grado di fare una manifestazione a Napoli. Ebbene, noi portando tante di quella gente a Napoli per in piazza, che il sindaco De Magistris è andato liscio per il registro delle unioni civili che ha realizzato, ma l'ha fatto dopo tanti anni di lotta fatta sul territorio. Non mi voglio tediare per molto ancora. Quindi guardate, in questi nessi, diciamo, c'è un pezzo fondamentale che pare che del quale soltanto noi LGBT parliamo oggi, che è la famiglia. Io molte volte dico: a noi, diciamo, ci accusano che vogliamo distruggere la famiglia, gli unici che parlano di matrimonio, di adozioni, di figli, di diritti dei genitori siamo noi, tutti gli altri si divorziano, si spartano e accendono le mogliere, di conseguenza questo è un altro elemento sul quale bisogna discutere. È ovvio che la famiglia è un pezzo fondamentale all'interno del quale c'è la scuola, ma perdonate se lo dico perché è uscito un pezzo di verità. La scuola, se la intendiamo in senso lato, nel 2009 noi facemmo un primo convegno a Napoli all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che si chiamava Omofobia e interventi integrati in ambito educativo. Per noi l'omofobia e i presidi contro l'omofobia sono affidati ai lavoratori e alle lavoratrici dell'ambito dell'educazione. Chi è che si accorge per primo o deve captare, comprendere e prendersi carico, tra virgolette, di un'eventuale difficoltà di un giovane o di una giovane cittadina? Ebbene, c'è la scuola, ma guardate, ci sono anche gli oratori, perché il paese è fatto anche di oratori a cui i genitori affidano i figli. Ci sono i centri sociali, le ludoteche, le comunità, ci sono le carceri, non dimentichiamo che ci sono le carceri. Bene, su questo ne potremmo discutere in un'altra sessione per giorni e giorni interi. Per cui rispetto a questo vanno garantiti dei servizi, vanno fatti degli affiancamenti, e perdonatemi se lo dico, non per difendere l'UNAR, perché il governo, perlomeno nel Dipartimento di Antidiscriminazione Razziale, ha fatto un grande passo avanti. Ieri Franco Grillini ricordava 20 anni fa, 25 anni fa, diceva: per noi Palazzo Chigi era un nemico. Probabilmente 20 anni fa non ce lo saremmo mai sognati di stare qua a discutere con l'UNAR di LGBT, e noi ieri eravamo chiamati perché il Dipartimento chiede a noi le strategie, chiede a noi le strategie, per cui passi in avanti sono stati fatti. Voglio concludere con Andrea, perché l'avete tirato in ballo ed è giusto che sia tirato in ballo, ed è una cosa molto triste per tutti quanti noi. Però Andrea, guardate, io penso che sia simbolicamente importantissimo. Io credo che lui sapesse di essere simbolicamente importante dentro di sé. Noi quando abbiamo scelto di costituirci come associazione abbiamo scelto il rosa, ed era il 2005, quindi tempi non sospetti. Il nostro logo è una saponetta rosa, siamo tutto rosa, perché l'elaborazione era sul linguaggio di genere, no? Sul fatto che esisteva un codice binario che affidava il celeste il maschio e il rosa la femmina, e per cui di conseguenza noi scegliemmo la rottura di questo schema binario sostenendo un concetto completamente diverso, che era legato anche alla decisione di non affidarsi a questo codice o a un'interpretazione di etichette.
A me la cosa che spaventa di più di questa storia del ragazzo di Roma, guardate, perché io ne ho parlato con il responsabile della del gay center, Fabrizio Marrazzo, con Anna Paola Concia, che la percezione che noi, che loro hanno avuto andando nella scuola, è che le dichiarazioni di sanificazione fatte forse in un momento molto, diciamo, di entusiasmo della scuola, non sono state confermate dalle organizzazioni che sono entrate nella scuola, perché la percezione del crimine d'odio non è la stessa per la vittima e per il carnefice ancora. E lo dico con molta attenzione, carnefice. Io penso che bisogna fornire alle scuole la dovuta attenzione e il dovuto sostegno, ma anche alle famiglie. Della questione del ragazzo di Andrea, il tema più delicato secondo me è stata la questione della madre. La madre, nell'affrettarsi a smentire l'orientamento sessuale del proprio figlio, ha messo in piedi esattamente il meccanismo omofobico di cui il figlio era vittima. Perché guardate, immaginare l'omosessualità come una macchia sulla memoria di una persona e non su come, e non sulla origine della vittima, della violenza subita, è un qualche cosa di particolarmente grave. Ma questo ci fa capire quanto le famiglie e i genitori siano soli. Per cui rispetto a questo bisogna essere molto attenti. Io dico quello che noi abbiamo provato a fare e stiamo provando a fare in queste ore. Noi dal 17 al 19 abbiamo un festival a Napoli che si chiama Movies, il festival del cinema gay, che si fa oramai da 5 anni. Ebbene, io avevo chiesto all'amministrazione comunale di Napoli di fare il 17 mattina una grande iniziativa con le scuole, perché noi abbiamo avuto a Ischia un ragazzo che si chiama Luca, il quale si era candidato al consiglio di istituto della scuola. La mattina è andato a scuola e hanno trovato una scritta con uno spray fuori la scuola: non votate Luca perché è ricchione. Per cui questa cosa una consigliera regionale del PD l'ha rilanciata sull'ANSA, è rimbalzata da tutte le parti. Io ho scritto una lettera al preside, ho dato la disponibilità come sportello del DGT a fare iniziative sull'isola di Ischia. Vengo chiamato dal ragazzo come sportello. Luca mi chiama, mi contatta su Facebook, era addirittura tra i miei amici, ma non lo sapeva. Scusate, parlo in dialetto, ma viene naturale. Io non sapevo che fosse tra i miei amici. E per cui è nata questa iniziativa. Per cui io chiedo al Comune di Napoli di offrirci uno spazio, una sala con un proiettore per fare la mattina prima del festival una grande iniziativa, chiamando la scuola di Ischia, che sapete che è un'isola, in continente, per fare un'iniziativa di area metropolitana. E dico al preside: facciamo sì che questa cattiva esperienza, trasformiamola in una buona esperienza. Non lasciamo il ragazzo vittima, facciamo capire agli studenti che fanno parte di una comunità metropolitana, li mettiamo insieme e ci discutiamo insieme con altre scuole della città di Napoli, perché sono studenti napoletani tutti quanti insieme. Ebbene, guardate, il Comune di Napoli in 15 giorni è stato in grado di darci una sala per una proiezione, per cui fortunatamente, grazie a un rapporto con Città della Scienza, che è una struttura importante della città che si occupa di comunicazione sociale, abbiamo avuto questa sala. Ebbene, straordinariamente hanno aderito le scuole di Scampia, le scuole di Miano, le scuole del centro storico. E l'altro ieri, con grande difficoltà, perché la scuola di Ischia non rispondeva, mi chiama, a mia sorpresa, questo ragazzo, dicendo che verranno una delegazione di 100 studenti della scuola di Ischia e faremo questa grande iniziativa che si chiama La Scuola in Rosa, perché è avvenuta questa cosa in una scuola di Forcella. Il mio compagno fa il formatore, e con questo vi lascio perché ci vuole anche un po' di ottimismo, ha dei bambini del rione Forcella, che è uno dei rioni, diciamo, più difficili della città. Due bambini tra di loro in uno screzio, uno del ricchione all'altro. Il mio compagno, che ha molta pazienza e ama molto i bambini, parla con i due bambini e prima gli danno lezione, gli fa scrivere sul quaderno a tutta pagina, fitto fitto, eccetera eccetera, che aveva sbagliato perché aveva offeso il suo amico, poi aveva sbagliato perché l'aveva chiamato ricchione, e dopo gli ha raccontato la storia di Andrea, gli ha spiegato che questo bambino che andava a scuola
vestiva gli abiti rosa e per questo era stato chiamato Ricchione e quindi si era ammazzato. I bambini hanno chiesto a Marco di fare un disegno da dedicare ad Andrea, e questo disegno sarà l'invito, la locandina per i ragazzi che verranno a scuola per parlare di questo dramma. Perché insieme ragazzi, famiglie, questo è un dato positivo ed è un altro dato al quale non dobbiamo sfuggire. La legge regionale, questo ci tenevo particolarmente, io ho avuto l'onore di presiedere la sesta commissione speciale della Regione Campania, abbiamo fatto una legge giudicata dagli esperti una legge modello per contro le discriminazioni nella Campania. Io ve la posso dare, cioè è già fatta, è confezionata. Il presidente del PDE, della commissione, della sesta, della quarta commissione della Regione Campania, tiene il cassetto e non la caccia. Io credo che un obiettivo sia avere una legge da qualche parte in Italia. Se la Calabria riesce a averla prima della Campania, può essere sicuramente. Vabbè, è Natale, se la Calabria riesce a averla prima della Campania, ne teniamo a Cosentino, sicuramente dovete farlo. Beh, altro per